Cari colleghi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo breve video. Allora, questo è un annuncio e oggi non mi ricordo esattamente che giorno è, però credo il 24 agosto, in caso non correggerò la data perché tanto non è indispensabile. Comunque, piccolo aggiornamento per quanto riguarda la situazione API. A settembre inizierò purtroppo i trattamenti perché ho preso il Formic Pro, però fa troppo caldo per poterlo usare. Ho trovato uno sconto e perciò ho preso quello, anche perché volevo testare quel prodotto. E niente, intanto sto continuando a raccogliere propoli perché ero rimasto indietro, pensavo di fare del mille fiori. Pensavo di fare della melata, invece ho ottenuto pochissimo mille fiori estivo che è ancora lì da aspettare di smelarlo. Ho comprato un nuovo smelatore, ma tra poco andremo a vederlo nel dettaglio. E intanto procedo con la propria, appunto ero indietro, perciò voglio compensare il fatto di dover aspettare a fare il trattamento col prendere quelle settimane indietro che sono rimasto, prenderle adesso per fare un po' più di propoli e riuscire ad andare a coprire anche quest'anno. Propoli ne ho fatte, adesso vi faccio vedere magari anche la scansa di tutti i miei prodotti perché l'ho organizzata bene, come anche lo spazio per il miele l'ho organizzato direi davvero davvero bene, sono molto soddisfatto. Ieri l'ho rimesso a posto un'altra volta, ma tra poco vi faccio vedere un breve giro qui dentro. Qual è l'annuncio che voglio fare? L'annuncio che voglio fare è che ho adibito e organizzato il mio laboratorio per la smilatura per altri apicoltori, ovvero ho iniziato l'attività di conto terzi. La gente, gli apicoltori verranno qua con i loro melari da smielare, glieli smielo in base a quello che vuole il cliente, maturatore, invasettamento con bilancia certificata e uscita dal prodotto con il lotto e tutto tracciato. Avevo già iniziato con qualche cliente, direi che è andata bene e basta. Adesso magari vi faccio un giretto, perciò comunque tra parentesi, se qualcuno qui nella zona di Brescia ha bisogno di un laboratorio per l'anno prossimo ovviamente, o anche chi quest'anno, ma dubito, ecco, tenete a conto che ci sono io. Non vedo l'ora perché mi è piaciuto davvero tanto smielare a conto terzo, mi sono trovato davvero benissimo e perciò spero di farne ancora. Comunque adesso sponsor B-Nectar, chiaramente sempre i loro prodotti una garanzia, sono fenomenali, è un po' che non li ricordo, comunque dai, è giusto tenerli a mente. Allora, maturatore, un elenco un po' di attrezzature intanto che ci sono, non lo uso praticamente mai, però nel caso che qualche apicoltore avesse davvero davvero tanto miele, questo è presente. Ci dovrò fare un supporto perché questo con le ruote dopo verrà usato per i melari. Ed eccoli qua i miei smielatori, questo è quello più vecchio, il mio primo, che è ancora comunque molto molto valido. Questo rubinetto qua ha un po' di difetti perché ormai questo si è spaccato, però si può ancora usare benissimo, solo bisogna cambiare il modo in cui lo si utilizza, però è solo un rubinetto, purtroppo non si può cambiare perché non li fanno più così, però me lo tengo ancora perché dentro è ancora perfettamente in funzione. Fa un po' di rumore quando va la manopola, però per il resto direi che si comporta egregiamente. Questo l'avevo fatto io perché gli mancava, e questo comunque faccio adesso che mi ricordo, faccio anche noleggio, questo qua lo noleggio a chi magari non vuole vendere il miele, non vuole venire qua a smilare perché non ha bisogno di un laboratorio certificato e a norma, soggetto a regolari controlli, ma vuole solo invasettarsi il proprio miele, perciò se lo porta a casa gli faccio pagare solo il noleggio e una cauzione ovviamente in caso se lo voglia tenere. E basta, perciò credo di avere tutte le soluzioni per chi ha bisogno di qualsiasi cosa. Questo invece non lo noleggio, ma è il mio nuovo acquisto, smielatore 27 favi,
ovviamente radiale della Quarti, motorizzato doppia velocità. Scusate, ma è ancora sporco perché ho smielato, dovrei ancora pulirlo, però devo ancora smielare il mille fiori estivo, però è fantastico, davvero davvero fantastico. Al variatore doppia velocità, accensione e spegnimento, un macchinario fantastico. L'ho pagato davvero poco, sono riuscito a trovare un'occasione e ci ho messo le ruote anche in questo. Vorrei fare una piccola precisazione sulle ruote, perché non vedo mai nessuno che usa le ruote, però vi garantisco che ovviamente bisogna bilanciarlo un attimino bene, però non ha uguali, cioè per affissarlo per terra o affissarlo su una base tremerà come non so cosa. Invece con le ruote proverete per credere, all'inizio si muoverà un attimino, ma stare lì fermo col corpo basta a tenerlo in posizione e dopo praticamente oscillerà solo su se stesso, perché praticamente farà così la macchina, ok? Oscillerà ma rimarrà sempre sul suo posto, perché i telaini più pesanti e quelli più leggeri si compenseranno, da quelli più pesanti uscirà più mele all'inizio e dopo inizierà a uscire tutto gradualmente, si svuoterà gradualmente. È una cosa che ho visto, nessuno ci crede su questo fatto che è meglio metterci le ruote agli smielatori, però vi garantisco che è così. Provate, perché questo è da 27 favi, cioè 3 melari ci stanno dentro. Vedete le dimensioni, comunque è abbastanza grande. E comunque anch'io avevo un po' di dubbi, gli ho montato delle ruote abbastanza resistenti, la portata di una è 70 kg, perciò 7x3 21 ci stanno 210 kg a voglia di peso. Comunque le ho prese belle stagne, perché così almeno sopportano meglio le oscillazioni, troppo piccole si fermerebbero e non va bene, perciò bisogna comunque calcolare un pochino le dimensioni. Poi li ho pitturati di questi bei colori perché mi piaceva fare un lavoretto fatto bene, anche per l'estetica. Gli devo ancora pulire un po' le basi, avvitato con una vite e semplice, due riparelle e basta. Ciao. È anche proprio un fatto di comodo, avrei dovuto bucare il pavimento, metterci l'antifibrante, un lavoraccio, non posso bucare questo pavimento perché ho le piastrelle. Invece così lo posso spostare dove cavolo voglio e basta. Scansia, c'è il disopercolatore con delle forchette, alcun miele di acacia, a parte il miele di acacia che devo ancora mettere di là, cose per la propoli, vasettini vari, vasettini da 20 ml per il mille fiori estivo, perché ne ho fatto pochissimo. Qua sotto la cosa dei trattamenti, per la durata per la propoli che adesso vado a fare il cambio. Questa è la propoli che ho fatto quest'anno fino adesso, saranno credo 2 etti, 3 etti, poca roba. E questo invece è il miele di tiglio che ho fatto pochissimo e non so neanche se è tiglio perché il colore non mi convince, però vabbè. Adesso vi voglio far vedere la scansia dei miei prodotti. Questa qua, cari colleghi, sono tutti i miei prodotti che ho fatto quest'anno. Lì c'è del mille fiori di acacia, che è praticamente un mille fiori, c'è un po' di acacia, ma praticamente un mille fiori, comunque è pochissimo, vedo se regalarlo, perché probabilmente lo regalo ai proprietari dei miei apiari. Qua invece c'è tutto il castagno, castagno piccolino, ed è ancora del 2022, castagno di quest'anno, da notare il colore, è davvero diverso, molto 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 diverso. Questa stagione è stato molto più chiaro, però comunque buonissimo lo stesso. Un po' di cera, che anche questa vendo, perché ha più senso venderla con quello che me la pagano, lingottini piccolini carini, acacia e propoli. Questa alcolica solo per regalarlo in cambio di altri favori con apicoltori eccetera. Questa qua invece idroglicerica, adatta alla vendita, 20 ml, questa 10 ed è tintura madre. E si presenta davvero davvero bene, la mia ragazza mi ha aiutato a metterla a posto e a organizzare, dato che ha lavorato in un supermercato, ha scelto il modo migliore per organizzare tutti i prodotti sulla scansa.
Sono davvero soddisfatto perché mi piace tantissimo. Questi prodotti prima erano sparsi un po' qua, un po' di là, e invece adesso sono solo tutti qua, e adoro questa cosa, adoro veramente questa cosa. Cari colleghi, allora, il mercatino alla fine non l'ho fatto perché è saltato per maltempo, perciò che palle. Come annunciato all'inizio, questo è il senso, ci ho collegato dentro anche due o tre cosette perché già che c'ero le inserisco. I video saranno purtroppo adesso un po' di meno, questo è l'ultimo che ho fatto da un bel po' perché avevo un po' altre cose da fare, organizzare tutto. E comunque, faccio anche una piccola postilla. Oltre a questo laboratorio qua piccolino di lavorazione a conto terzi di smeratura, ne ho anche adattato uno in una zona del laboratorio in cui praticamente non è mai utilizzata, però ha una cappa per l'aspiraggio del... perché sotto c'è il gas, e qualche azienda agricola sta venendo da me a chiedermi di lavorare la loro frutta e la verdura per prodotti, per conserve e prodotti in vasetto, perciò se a qualcuno può interessare faccio anche questo, passata di pomodoro eccetera, ho lo spazio per farlo, perciò perché non usarlo, perciò ecco, se volete c'è anche questa cosa per privati, aziende, come il laboratorio di smilatura, lo ricordo, posso noleggiare lo smilatore e chi ha bisogno per un uso interno, ma comunque organizzativamente bisogno dello smilatore per togliere il miele dai suoi melari, oppure chi ha bisogno per rivenderlo di un laboratorio certificato con relativa fattura eccetera eccetera, e tutto, basta. Non so cos'altro dire, credo di aver detto tutto e basta. Sapete come contattarmi, ci sono su Instagram Billitiam, le mail magari vi metto pure qua la mail se avete bisogno, e basta. Cari colleghi, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao, vi aspetto.